Sit-in di protesta a Borgetto davanti alla sede del Palazzo Municipale in piazza Vittorio Emanuele Orlando per denunciare ancora una volta la mancanza di acqua nelle case. I cittadini, che nel frattempo si sono riuniti in un comitato civico spontaneo capitanato da Sergio Campisi e da un folto gruppo di residenti agguerriti determinati a ottenere risposte dalle autorità cittadine, hanno chiarito che i problemi con l'erogazione idrica in paese in realtà continuano dal 1° maggio scorso, ossia in piena fase 1 dell'emergenza Covid. Consiglieri comunali di opposizione presenti altresì al sit-in di ieri hanno dichiarato che i primi problemi di erogazione erano stati portati all'attenzione dell'amministrazione tramite petizioni e interrogazioni addirittura lo scorso novembre, sollecitazioni che però sarebbero state totalmente ignorate dal sindaco Luigi Garofalo. Beh. Non sa cosa succede a Borgia, ma dove sta lei? Dove abita lei? Palermo. A Palermo? E se resti a Palermo e mettono un altro qua che si prenda cura di noi? Noi paghiamo le tasse di tutto paghiamo qua. E stanno mettendo in casa. Niente, sindaco, è maggiore. Ah, da 1° maggio che siamo senza acqua. Ah, da 1° maggio che siamo senza acqua. E qua ci sono persone che ha 2 anni che non prendono acqua, è una vergogna! Perché ci sono quartieri che hanno 24 ore? Fanno parlare, io cerco di spiegare, ma se qua non mi fanno parlare. Allora, diamo spazio al sindaco, diamo spazio al sindaco. Allora. Quello che voglio dire io è che la situazione che c'è qua a Borgetto, contrariamente, è degenerata. Già scarsa da inizio estate, l'erogazione idrica è stata ulteriormente frazionata nelle ultime 2 settimane, con un solo turno per meno di un'ora da 7 giorni a questa parte. Tra l'altro il problema ha interessato solo alcune zone e quartieri del paese, ossia la periferia e la parte bassa di Borgetto, mentre altre zone, secondo i protestanti, quelle di residenza dei funzionari di città, sarebbero perfettamente servite. Infatti, secondo i residenti che hanno protestato ieri in piazza, la colpa per questa emergenza sarebbe da debitare alle decisioni arbitrarie di qualche funzionario o a qualche pressione dall'alto per agevolare una ditta fornitrice del bene prezioso piuttosto che un'altra. Il sindaco Garofalo, che da parte sua ha confermato di aver sporto denuncia penale contro persone, ha dichiarato che se effettivamente esistono colpe di funzionari e operatori, avrebbe fatto di tutto per portarle alla luce. Oggi. Noi non abbiamo nessuna volontà di coprire nessuno. Se ci sono dei fatti illeciti, se sì, ci sono. No, un attimo, Presidente, fammi parlare, fammi parlare. Se ci sono dei fatti di comportamenti. Io le chiedo scusa perché la sto interrompendo, però no, il no. Fatto illecito lei lo sa, c'è qua, io l'ho detto pubblicamente. Sì, però c'è una differenza. Non sto facendo nervoso, qua c'è parecchia gente che non va presa in giro. No, no, no. C'è no. Un personale che dice che il proprietario dell'acqua suona direttamente. Io non ho fatto parole, io sono andato già domenica scorsa presso la caserma dei carabinieri e ho fatto un esposto per dire. Mi arrivano da parte di tutti i cittadini questa lamentela nei confronti di questa persona e di questa persona e di quella persona. Non posso farvelo vedere perché ci sono dei dati che riguardano l'autorità giudiziaria, la privacy, se non si può vedere. Al momento però il primo cittadino non ha alcuna idea di quale sia effettivamente la causa del problema, se si tratti di perdite nelle vasche, cisterne e reti di distribuzione o se sia invece un problema di carenza di organico che nel frattempo è stato portato da 3 a 5 operatori attivi o se invece si tratti proprio di gestione illecita.